domande, per cui inizierei con la prima parte di oggi, che è dedicata a sostanzialmente tutto la gestione dell'ordine, quindi cosa fare nel momento in cui un prodotto viene acquistato sul vostro negozio e come gestire poi tutta la parte successiva all'ordine. Allora, vado a presentarvi. Ok, allora, appunto, come detto, questa terza sessione sarà dedicata alla gestione degli ordini e alla gestione del post vendita, dove per post vendita si intende sia il rapporto con il compratore per eventuali resi e rimborsi, sia il feedback del compratore, sia il livello del vostro negozio. Appunto, andremo a vedere in particolare come si crea un ordine una volta che è stato fatto un acquisto, poi come si gestisce l'ordine, la parte relativa alle notifiche e i ritardi. Per quanto riguarda invece post vendita, andremo a vedere le principali situazioni in cui si ha un'interazione con il cliente successiva alla vendita, ovvero le cancellazioni di un ordine, le restituzioni, quindi il reso e lo SNAD, che andremo poi a vedere in particolare cos'è. Come detto, gli ultimi due argomenti di questa prima parte saranno poi il feedback che viene dato dal compratore e gli standard di vendita che vanno a identificare il vostro livello come venditori. Per la gestione ordini, tutto parte appunto dall'acquisto. Come avevo accennato ieri, nel momento in cui un compratore vede la vostra inserzione ed è interessato al prodotto che voi state vendendo, può o cliccare su compralo subito e andare direttamente al checkout dove inserirà gli estremi per il pagamento, oppure aggiunge al carrello. Aggiunge al carrello può comprare più di un prodotto dal vostro negozio o in generale più prodotti da eBay. In ogni caso, il tutto si conclude con la conferma dell'acquisto, con il checkout, appunto, in cui verrà fatto il riepilogo e il pagamento. Questo pagamento, appunto, che può essere, come abbiamo visto, con PayPal o altri metodi come a debito diretto, carta di credito, contrassegni e via dicendo, sarà il metodo che voi avete impostato con le regole di vendita per quel determinato prodotto. Da questo momento, quindi dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, l'ordine viene creato. A questo punto voi dovete gestirlo nei modi e nei tempi stabiliti, come detto, stabiliti da voi nelle vostre regole di vendita. Per cui da questo momento, se ad esempio voi avete impostato la consegna, rapida in 3 giorni, entro 3 giorni da quando l'ordine viene creato, voi dovete consegnarlo. Andremo poi dopo a vedere i casi particolari, appunto come detto ieri, se uno ordina il venerdì sera, i 3 giorni iniziano a essere contati da lunedì. Questi sono i passi della gestione dell'ordine, per cui nel momento in cui avviene la conferma di pagamento, il venditore deve occuparsi in primo luogo di gestire e scaricare la lista di ordini, ovvero vi sarà un report, sempre tramite console venditori, tramite cui si potrà vedere tutti gli ordini che sono già stati evasi, quelli che non sono ancora stati evasi e via dicendo. Dovrà verificare la correttezza, la completezza dei dati, ossia vedere che sia stato inserito l'indirizzo di consegna e che il pagamento sia avvenuto correttamente.
Dovrà poi preparare i singoli ordini, questo perché potrebbe avere più ordini con un singolo prodotto e quindi dovrà fare più imballaggi diversi, oppure un singolo ordine con più prodotti del suo negozio e in questo caso invece, se ovviamente è possibile a seconda delle dimensioni, a seconda del materiale, della fragilità dei suoi prodotti, realizzare un unico imballaggio con all'interno tutti gli articoli. A questo punto dovrà contattare la spedizione, quindi il corriere, come detto, o corriere che già, con cui già è in contatto, oppure tramite il gestore delle spedizioni, evadere l'ordine e marcare come inviato, ovvero poi dare la notifica all'acquirente che il prodotto è stato inviato e aggiungere le formazioni di tracking, quindi il tracking number, il numero di tracciamento di cui si parlava ieri. Questo numero, come detto, viene fornito dal corriere. Questo è il riquadro che, se riconoscete, si trova appunto nella console venditori, che è dedicato agli ordini e che dopo andiamo a vedere proprio su eBay. In questo riquadro voi potete trovare appunto tutti gli ordini filtrati poi a seconda della tipologia. Quindi ad esempio quelli in attesa di spedizione, in cui dovete stampare l'etichetta di spedizione, oppure gli ordini che sono in corso di annullamento, quelli che sono in attesa di pagamento, ordini per i quali è possibile spedire più oggetti e via dicendo. In particolare, visto che ora ci stiamo preoccupando di dover spedire effettivamente il prodotto, andiamo a vedere quelli in attesa di spedizione. Vedendo in attesa di spedizione, ci sarà appunto l'opzione scarica il report. Questo report appunto sarà l'elenco di tutti gli ordini che vanno spediti con tutti gli estremi dei singoli venditori, dei singoli compratori, scusate. Come detto, una volta che voi avete fatto l'accordo con il corriere, che poi lo avete contattato per venire a prendere il vostro pacco o per consegnarglielo in un punto di raccolta a seconda del tipo di accordo che avete fatto, a questo pacco verrà associato da parte del corriere un numero di tracciamento. Questo numero di tracciamento, come anticipato ieri, oramai è sostanzialmente uno standard nell'e-commerce. Non so se appunto vi è mai capitato, ad esempio, con Poste Italiane, quando uno ordina online, normalmente c'è sempre la possibilità, anche ad esempio con GLS, di avere poi questo numero di tracciamento da inserire direttamente sul sito del corriere, in modo da poter sapere in ogni momento dove si trova il pacco. Questo è importante appunto in primo luogo perché aumenta l'affidabilità delle operazioni, cioè anche voi venditori siete più tranquilli nel sapere che quel corriere utilizza il numero di tracciamento e che quindi agisce in trasparenza anche nei vostri confronti. Quindi voi sapete riconoscere subito se questo corriere è affidabile o meno, perché sapendo in ogni momento dove si trova il pacco, non c'è possibilità che poi ci siano eventuali ritardi o cose in cui non si sappia sostanzialmente il prodotto che fine ha fatto. Allo stesso modo riduce il tempo dedicato ai messaggi e servizi post vendita. Questo perché immaginatevi una situazione in cui non è presente un numero di tracciamento, l'unico modo che ha il cliente, il compratore, per sapere dove si trova il pacco, e magari è interessato a saperlo a prescindere che il pacco sia in ritardo oppure no, è contattare voi tramite la messaggistica di eBay, che poi dovrete contattare il corriere e riportare l'informazione. Questo ovviamente è tutto tempo, energie
che vengono utilizzate per queste operazioni e che in realtà possono essere tranquillamente evitate, perché appunto se esiste il numero di tracciamento, semplicemente il compratore inserisce il numero di tracciamento e trova questa informazione da solo. Riduce inoltre la possibilità di pacchetti persi, questo perché appunto, come detto, se voi sapete in qualsiasi momento dov'è il pacchetto, non c'è la possibilità, o meglio, la possibilità è ridotta che a un certo punto il pacchetto venga perso, o se viene perso sapete dove si trovava esattamente in quel momento, e facilita la gestione logistica e la trasparenza anche in caso di intervento del customer service di eBay. Customer service è appunto semplicemente il servizio clienti. Il servizio clienti di eBay interviene, come vedremo, solo in determinate situazioni per risolvere delle controversie. Nel caso appunto vi sia bisogno di risolvere queste controversie, il fatto di avere il tracking number e via dicendo permette di avere trasparenza e capire esattamente cosa è successo. Aggiungere questo numero di tracciamento è molto semplice, nel senso che nella sezione ordini, come andremo a vedere nel seller hub sarebbe sostanzialmente la console venditori, si può mettere il filtro fra gli ordini che sono stati pagati e spediti, e a fianco dell'ordine vi sarà aggiungi il numero di rilevamento. Voi inserirete semplicemente il codice della spedizione, che appunto vi sarà stato dato dal corriere, e il nome del corriere. In questo modo salvate e avrete associato appunto il numero di tracciamento a quella spedizione. Questo è il gestore delle spedizioni di cui abbiamo parlato ieri e che dopo, se volete, possiamo rivedere. Come detto brevemente, quali sono i vantaggi, soprattutto per chi è all'inizio della vendita online, nell'utilizzo del gestore delle spedizioni? È il fatto che è un metodo facile e accessibile. Appunto, come detto, è un'unica piattaforma che ha una sola password e un account, che è quella del vostro account di eBay. Come abbiamo visto ieri, quando poi si entra si può vedere, impostare la partenza, l'arrivo del pacco, le dimensioni, il peso, eccetera, e trovare le tariffe, oppure cercare direttamente qual è la tabella delle tariffe, quindi è molto semplice, non ha troppe opzioni complesse dove andare a cercare. Consente appunto di pianificare i costi di spedizione, quindi capire se voi volete offrire un certo tipo di spedizione in una certa zona, se vi conviene oppure no. Automatizza la gestione con eBay dello stato degli ordini, perché appunto potete poi dopo gestirli in questo modo, senza bisogno di dover contattare il corriere tramite il loro sito e via dicendo. Appunto, fornisce una gamma di offerte e di operatori, quindi di corrieri diversi rispetto che se voi andaste a cercare direttamente sul sito. Quindi, come detto, se voi andate sul sito Poste Italiane e contattate il corriere, il prezzo è meno vantaggioso rispetto al contatto tramite il gestore delle spedizioni. E vi inoltre, appunto, abbiamo visto con Poste Italiane, con DHL e UPS di gestire anche ordini internazionali. Andiamo a vedere ora invece tutta la parte di post vendita. Post vendita può essere legata appunto, come detto, a cancellazioni, restituzioni per SNAD o restituzioni per rimorso. Cancellazioni è il caso, diciamo, un po' più semplice, nel senso che l'ordine non è ancora stato spedito, quindi non è ancora stato preparato e tutto, e il compratore ha un ripensamento, qualsiasi motivo, magari ha fatto l'ordine per sbaglio e via dicendo, vi
fa presente se è possibile annullare l'ordine. Lo SNAD, invece, SNAD è una sigla inglese che sta ad indicare significantly not as described, ovvero non conforme a quanto appare nell'inserzione, ovvero il compratore ha acquistato un vostro articolo, quando gli arriva, secondo lui l'articolo differisce in maniera significativa da quella che è la vostra, che è stata la vostra inserzione. Il terzo tipo di restituzione, invece, è la restituzione per rimorso, quindi per ripensamento, per cui, ad esempio, il compratore ha acquistato un capo di abbigliamento di una determinata taglia, ma si è accorto che è una taglia sbagliata, che gli sta troppo piccola, troppo grande, o che semplicemente non gli piace quel determinato capo di abbigliamento rispetto a come invece gli era sembrato in fase di acquisto. In questo caso, per procedere con il post vendita, sempre dalla sezione ordini, oltre a tutti gli ordini in attesa di pagamento e via dicendo, ci saranno appunto anche la parte relativa alle cancellazioni e alle restituzioni. In questo caso, il venditore, ossia voi, ha due possibilità, ovvero può procedere o direttamente con la restituzione, oppure rispondere al compratore, quindi attivare comunque la comunicazione col compratore nelle tempistiche proposte da eBay, che adesso andremo a vedere. Perciò, appunto, come dicevo ieri, ad esempio per il reso è obbligatorio a 14 giorni, nel senso che il compratore ha 14 giorni per fare la richiesta di reso, non vuol dire che poi voi entro quei 14 giorni dobbiate fargli il reso. L'importante è che entro quei 14 giorni voi poi o procediate al reso, o che comunque rispondiate alla comunicazione e che quindi poi si apra tutta la fase di post vendita. È poi possibile appunto controllare lo status delle restituzioni che sono in corso, cancellazioni aperte, con le eventuali azioni da compiere, e vi è poi la possibilità appunto di, sempre tramite questa sezione, effettuare il rimborso se viene richiesto. Che magari ad esempio alle volte c'è semplicemente una sostituzione, cioè inviate, ad esempio il compratore compra una taglia sbagliata, poi semplicemente fate la restituzione e gli spedite un'altra taglia, oppure se invece è effettuato il rimborso, questo va effettuato entro 2 giorni lavorativi. Prima si è parlato di tempistiche, andiamo a vederle un po' più nel dettaglio, ovvero nel momento in cui ricevete la richiesta di restituzione, quindi nei 14 giorni minimi per il reso, voi avete 3 giorni per dare la prima risposta. Appunto, 3 giorni per dare la prima risposta, come ho detto, non vuol dire 3 giorni per spedire, fare il reso, eccetera, però per dare una risposta, cioè dire, ok, ti faccio il reso, oppure troviamo un po' una soluzione. Da quel momento in poi ci sono 21 giorni prima che la questione diventi una controversia e venga scalata al servizio clienti. Per cui se in quei 21 giorni voi trovate un accordo con l'acquirente e si fa la restituzione, il rimborso, via dicendo, a posto, eBay non è interessato a intervenire nella cosa, perché eBay preferisce lasciare la possibilità all'acquirente e al venditore di gestirsi fra di loro la situazione. Solo se passano questi 21 giorni, queste 3 settimane, allora eBay interviene come servizio clienti per valutare questa controversia. Per quanto riguarda invece la spedizione dell'oggetto da parte del compratore, ovvero quando il compratore appunto vi dovrà restituire l'oggetto,
Ci saranno 10 giorni per marcarlo come spedito e inserire il tracking number e, come detto, 21 giorni per spedirlo se viene fornita etichetta. Per quanto riguarda invece il rimborso, una volta che è stata ricevuta la merce, si ha appunto 2 giorni lavorativi massimo per effettuarlo, e se questo rimborso non viene effettuato, l'acquirente ha 10 giorni di tempo per sollecitare l'intervento del servizio clienti di eBay. Sostanzialmente, come detto, se la situazione non viene risolta entro le tempistiche che abbiamo visto, quindi sostanzialmente entro questi 21 giorni o entro 10 giorni se non c'è stato il rimborso e via dicendo, potrebbe essere necessario appunto l'intervento del servizio clienti di eBay, quindi si aprirebbe una cosiddetta controversia. Queste controversie sono comunque consultabili, sempre dopo andremo a vedere nello spazio delle soluzioni controversie, e nel momento in cui una controversia viene risolta a favore del compratore, questa risulta come difetto. Questo difetto va a influire poi sulle performance del venditore. Se la performance scende sotto lo standard, e dopo vedremo cosa si intende per sotto lo standard, potrebbero esserci delle limitazioni dell'account, ad esempio impedire la pubblicazione di nuove inserzioni. Importante, la cosa principale, è che comunque il venditore dimostri sempre la propria disponibilità nel risolvere il caso, fornendo tutte le informazioni, per cui anche nel caso in cui ci fosse un compratore proprio, diciamo, messo di traverso, se il venditore si dimostra disponibile e poi comunque vi è tutto lo storico dei messaggi, il tracciamento, eccetera, la controversia viene tranquillamente risolta a favore del venditore. Andiamo a vedere ora appunto la restituzione, come detto, per SNAD, quindi quando il prodotto è diverso rispetto a quello che era riportato nella descrizione. In questo caso, appunto, il compratore ha 30 giorni per poter procedere con la richiesta, questo a prescindere dalle regole di restituzione che sono state definite. E in questo caso le regole di restituzione dell'oggetto sono a carico del venditore. Questo, ad esempio, può essere il caso se un oggetto arriva danneggiato. Ad esempio, un oggetto non deve essere per forza che voi abbiate fatto un'inserzione sbagliata, può essere appunto semplicemente che l'oggetto sia qui è in piccolo, magari non si legge. Comunque, può sostanzialmente SNAD vuol dire appunto o che non è conforme alla descrizione, oppure che ci sono parti o pezzi mancanti, che è arrivato danneggiato, non è funzionante, non è autentico. Tutte queste cose rientrano nel significantly not as described, quindi nel non conforme alla descrizione. In questo caso, se ci sono eccessive restituzioni SNAD, quindi se capita spesso sostanzialmente che un prodotto arrivi danneggiato, che manchino dei pezzi, che non funziona, eccetera, eccetera, si può incorrere in un aumento della commissione sul valore finale fino al 4%. Per quanto riguarda invece i feedback, allora, se il feedback è positivo, tutto a posto, tutto bene, come sempre. Ovviamente migliora il punteggio del vostro, migliora il vostro status venditore. Se un feedback è negativo, la prima cosa da considerare è che un feedback negativo non è per forza una bocciatura, ma può essere anche un segnale appunto per crescere e migliorare le relazioni con i compratori. Dimostra l'affidabilità del venditore, della pagina del venditore associata al nome dell'account, e se, come detto anche ieri, si scende sotto il 98%, quindi se ci sono troppi feedback negativi oltre una certa soglia,
non si può ottenere il badge Power Seller, sostanzialmente i badge che abbiamo visto ieri. Ovviamente i feedback vengono anche poi valutati, perché ci sono anche feedback ingiustificati, come ad esempio quelli che possono presentare minacce, offese o riferimenti a transazioni a scopo di ritorsione o estorsione. Ah, parliamo ora degli standard di vendita su eBay invece. Questi sono i due badge di cui abbiamo parlato ieri, quindi rapido e gratuito e eBay Premium. Ricapitolando, rapido e gratuito vuol dire che tempo di consegna è entro 3 giorni lavorativi e costo della spedizione nazionale gratuita. Gratuita, per farla gratuita, il nostro consiglio è quello di includerla, magari non proprio come somma diretta, ma più o meno andando a cambiare un po' il prezzo, nel prezzo di vendita. Questo perché anche a livello psicologico un compratore, se vede la spedizione gratuita, è più invogliato a comprare, per cui paradossalmente se un oggetto costa 10 euro e ha 2 euro di spedizione, ha meno appeal di un oggetto che ne costa 12 con la spedizione gratuita. Per quanto riguarda invece quello che abbiamo visto ieri, eBay Premium, per avere questo badge, appunto, la spedizione nazionale deve essere gratuita. Bisogna usare il tracking number, che è necessario poi per oggetti di valore superiore a 25 euro. Preparazione, spedizione del pacco o in giornata o nel giorno successivo. E affidabilità top. Quindi affidabilità top, come abbiamo visto, quello del tempo di consegna entro 3 giorni lavorativi con poi la restituzione gratuita. Ovviamente, come detto, questi sono che vanno a promuovere, non sono obbligatori, per cui appunto voi dovete sempre comunque rifarvi a quello che è il vostro magazzino, quella che è la vostra disponibilità per i tempi di consegna e per i costi della spedizione. In generale, comunque, il mercato dell'e-commerce si aspetta queste caratteristiche da parte dei venditori. In primo luogo, che le risposte siano veloci, per cui, come detto, controllare spesso la mail, i messaggi della console venditori, per cui se un compratore vi scrive, di rispondergli. Questo facilita risoluzioni efficienti, per cui il compratore vi chiede la restituzione, voi fate la restituzione e tutto, questa è una risoluzione efficiente, non va a influire negativamente in nessun modo sul vostro status venditore. Spedizione in linea con le specifiche, appunto, come detto prima, se voi spedite e avete la spedizione entro 8 giorni, che sia rispettato queste caratteristiche che voi avete inserito. Gestione dello stock su eBay in linea con la disponibilità, per cui banalmente se voi avete inserito quantità 100 di un determinato prodotto, vuol dire che dovete averne almeno 100 in magazzino. Non deve succedere la situazione in cui, o perché voi quel prodotto lo avete venduto fisicamente o altro, uno ne compra 100 e voi non li avete disponibili. Quindi piuttosto, invece di metterne 100, magari metterne 80 e lasciare gli altri come, diciamo, fondo di sicurezza mentre andate a riempire di nuovo il vostro magazzino fisico. Quindi collaborazione, amichevolezza e professionalità, questo appunto importante, poi sicuramente ci si rende conto che poi non tutti i compratori hanno la stessa collaborazione, amichevolezza e professionalità, questo sicuramente, quindi entro limiti del possibile, di comunque cercare di non passare, nel caso tra virgolette, dalla parte del torto, a debito delle spese di spedizione, imballaggio ragionevoli, per cui comunque se decidete, come detto, in totale libertà di non mettere il reso gratuito, ma il reso a carico,
del compratore che comunque siano delle spese ragionevoli, soprattutto rispetto a quanto lui ha pagato per il prodotto, perché sennò altrimenti anche avere il rimborso e tutto non gli risulta nemmeno più vantaggioso. Chiarezza sulle spese di spedizione in caso di restituzione, quindi sia chiaro a carico di chi sono. Corrispondenza al dettaglio dell'oggetto descritto sull'annuncio, quello acquistato e spedito dal cliente. E risposta chiara, veloce e soddisfacente in caso di feedback non positivo o di controversia. Il livello venditore si vede sempre dalla console venditori, per cui in questo caso vi sarà la parte di performance con livello del venditore. Qui trovate il livello del venditore alla data corrente e il livello del venditore se invece la valutazione venisse effettuata oggi, cioè il giorno in cui voi state vedendo. Questo perché il livello del venditore non si aggiorna sempre puntualmente in ogni momento, ma viene fatto solitamente ogni mese. Quindi voi potete sapere sia il livello a cui siete, sia il trend che state seguendo. Quindi in questo modo voi potete accorgervi se in questo mese state scendendo di livello, se vi state più o meno mantenendo sullo stesso o se state aumentando il livello, e quindi questo è anche un'indicazione per capire se c'è qualcosa su cui intervenire. Come detto, per calcolare poi questo status del venditore si vanno a vedere determinati aspetti, come ad esempio i difetti. I difetti sono considerati, ad esempio, per una controversia del programma PayPal di protezione dell'acquirente chiusa senza risoluzione del venditore, oppure un annullamento di una transazione avviata dal venditore. Come detto, poi ci sono anche altre tipologie di difetti, questi sono quelli appunto solo per la transazione, e in questo caso vengono riportati quindi quali sono i difetti che ci sono stati, la quantità, quindi la percentuale e via dicendo. Importante soprattutto tenere a mente questa tabella, questi numeri, per cui per essere venditori con affidabilità top bisogna avere lo 0,5% di percentuale massima di transazioni con difetti. Per tutti gli altri venditori questo valore non deve superare il 2%. Questa percentuale viene calcolata anche in base al numero di acquirenti, perché c'è un numero massimo di acquirenti univoci interessati prima che lo status del venditore ne risenta. In questo caso sono 3, nel caso per l'affidabilità top, e 4 in generale per tutti gli altri venditori. Ci sono poi appunto le controversie chiuse da eBay senza risoluzione del venditore. In questo caso si può avere sia per affidabilità top che per tutti i venditori un massimo dello 0,3% di queste risoluzioni chiuse, di queste controversie chiuse senza risoluzione, con un numero massimo che sia 2 nel caso sia nel caso dell'affidabilità top, sia nel caso tutti i venditori. Senza risoluzione del venditore vuol dire che voi sostanzialmente non avete collaborato con l'acquirente per risolvere eventuali resi, rimborsi, ed è dovuto intervenire poi il servizio clienti dando ragione all'acquirente sostanzialmente. Per quanto riguarda invece i ritardi, quindi legati poi alle spedizioni, la percentuale massima di ordini che non vengono consegnati in tempo, quindi con ritardi, può essere per il 5% per affidabilità top e 10% per tutti i venditori, e il numero minimo di ordini per calcolare la statistica è 5 per affidabilità top e 7 per tutti i venditori. Ovviamente se vedete che il numero di ritardi aumenta, probabilmente è legato al corriere,
quindi contattare un servizio di recapito più celere per compensare il ritardo, perché come detto, siccome i giorni per la consegna li impostate voi, la fase che voi gestite, sapete le tempistiche esattamente, quella di imballaggio, per quella di spedizione vi affidate al corriere, se un corriere non rispetta queste tempistiche, troppo spesso si prende in considerazione di contattare un altro corriere. Come detto, se la performance è sopra lo standard, ottimo, se affidabilità top, come detto, ci sono tutta una serie di badge e di vantaggi, tra cui appunto quello, si era detto ieri, di uno sconto poi del 10% su tutte le commissioni nella fattura mensile. Se invece la performance scende sotto lo standard, si può avere anche una sospensione dell'account. In particolare, questo comporta una limitazione dell'attività di vendita, ovvero non si possono fare ulteriori inserzioni, un peggioramento della posizione delle inserzioni ed effetti sulla vendita all'estero, ovvero pubblicazione articoli a tariffe non agevolate, e soprattutto PayPal su alcuni mercati come Stati Uniti e Canada potrebbe trattenere anche i fondi. Per risolvere questa cosa, ovviamente, bisogna risolvere i problemi relativi a questi difetti. Quindi vedere se ci sono stati SNAD, danneggiamenti o altro, quindi capire se i danneggiamenti sono dovuti alla fase di imballaggio, alla fase di spedizione, se sono stati impostati delle regole di vendita che in realtà non si riesce a seguire e via dicendo. Quindi questo è per quanto riguarda la parte di per quanto riguarda la parte di ordini, di post vendita e di feedback. Adesso vedo un attimo le domande. Allora, il pagamento arriva direttamente a me o tramite eBay che me lo accredita successivamente? Arriva direttamente a lei, nel senso che eBay non si inserisce in queste cose. Cioè, eBay, i soldi, le cose, delle transazioni, fra voi e l'acquirente non li tocca proprio. Per cui, se voi avete messo, ad esempio, il vostro IBAN, arrivano direttamente sul vostro conto corrente. Se avete messo il vostro account di PayPal, i soldi arrivano direttamente su quell'account. Ordine viene comunque segnato con una mail? Sì, sì, sì. I 14 giorni sono lavorativi o di calendario? Sono lavorativi i 14 giorni. Ok, il cliente ha 14 giorni di tempo per il reso dal ricevimento del pacco. Sì, per chiedere il reso, cioè non per riceverlo. Per riceverlo poi c'è tutto il tempo successivo, come abbiamo visto, ci sono quei 21 giorni per risolvere la cosa. Semplicemente il cliente ha 14 giorni per mandare una mail e scrivere «Ehi, guarda, vorrei fare il reso», detto in parole povere. Da quel momento lì, dal momento in cui ve lo scrive, partono poi tutti i 21 giorni per risolvere la cosa prima che diventi una controversia. Se restituisco la merce ma è danneggiata dall'acquirente, allora a quel punto sempre comunque rivolgersi al servizio clienti e cercare anche poi di capire perché comunque potrebbe essere anche stata danneggiata nella fase di spedizione, di restituzione. Cioè non è neanche così semplice il fatto che sia stata danneggiata dall'acquirente. Lì poi nel caso appunto bisogna avere poi il feedback effettivo dal corriere e via dicendo. Allora, il reso viene accettato solo se risulta sano come da spedizione? Allora, in che senso solo se risulta sano come da spedizione? Allora, si può avere il riepilogo della normativa delle vendite online? Allora, normativa, cioè nel senso appunto, cosa, allora, l'unica normativa è appunto quella di fare il reso, dare la possibilità di reso a 14 giorni. Tutto il resto potete impostarlo voi,
nel senso che appunto che corriere usare, quanti giorni per la spedizione, se fare il reso gratuito o meno, quello lo potete decidere voi. Come detto, l'unico caso è se invece il prodotto è danneggiato, comunque non conforme, non funziona, eccetera, allora in quel caso la restituzione deve essere gratuita e il cliente ha 30 giorni per il reso. Ci sono dati sulla percentuale di restituzioni, allora questi si possono recuperare. In generale, appunto, come dicevo ieri, si è visto per l'e-commerce, per altri marketplace, che la percentuale delle restituzioni cala molto poi in generale quando si ha la restituzione gratuita. Allora, purtroppo un discreto flagello dell'e-commerce, il tasso di resi e la loro gestione, sì, appunto, in generale sì, poi appunto, ci sono alcune situazioni in cui si è visto che, appunto parlavo ieri di Zalando, sono stati fatti degli studi, eccetera, per cui si è visto, anzi, diciamo così, vediamo se riesco a recuperare, perché avevo visto anche un articolo su questa cosa. Allora, cerchiamo da qua. Allora, adesso al momento non... Allora, vediamo se lo trovo. Poi dopo andiamo a rispondere anche alle altre domande. Ok. Qui si parla appunto di resi gratuiti. Ok. Allora. Ok, per i clienti, spedizione. Cercare se poi vengono riportati dei dati delle percentuali. Allora, poi intanto rispondiamo alle altre domande. A livello fiscale, nel momento in cui vendiamo qualcosa, la fattura, chi la facciamo? Allora, questo poi è, cioè se è stata richiesta la fattura, serve la fattura per il compratore se la richiede, comunque in generale eBay non è sostituto di imposta né di fatturazione, eccetera, per cui l'unica fattura con cui avrete a che fare con eBay è quella appunto mensile per il negozio e le commissioni, che vabbè, all'inizio non avrete, ma sarà senza nulla perché appunto avete le promozioni, comunque per il resto lo gestite come se fosse un acquisto normale. Un acquisto fisico. Diversi passaggi per gestire le regole di vendita. Mi scrive il link, ok, questo poi giriamo il link. È possibile inserire il pagamento tramite bonifico o Satispay? Allora, Satispay mi sa di no, tramite bonifico sì. Come si configura un'unica spedizione per più articoli venduti? Allora, semplicemente quando sono stati messi più articoli, si vede l'opzione, adesso facciamo così, condivido, così rispondiamo sia alla parte delle regole di vendita, sia bonifico, sia come si configura la spedizione, così facciamo vedere tutte e tre le cose. Allora,
Allora, regole di vendita, si vede sempre da ebay.it, in alto a sinistra da impostazioni account, informazioni personali e privacy, informazioni sulla tua attività. In questa sezione il mio account, a un certo punto c'è gestore delle regole di vendita. Se non vi compare, vi rimetto il link in chat, che è un link che avevo messo anche alla prima sessione, che vi permette di attivare questa parte delle regole di vendita. Per cui vi recupero questo link e lo metto poi in chat. Poi, per quanto riguarda invece il pagamento, appunto, quando si va a fare la regola di vendita per il pagamento, anzi, si è verificato un problema, perfetto. Allora, facciamo così, crea regola, pagamento. No, oggi non vuole funzionare, va bene, quindi lo vedremo poi in un secondo momento come si fa e come si configura la spedizione. Ok, questo era l'altro, quindi dalla console venditori, che è sotto il mio eBay vendite. Ok, qui c'è appunto la parte poi degli ordini, quindi ovviamente qua non ci sono ordini, perché appunto questo è un account di prova. Okay. Semplicemente, come appunto c'era, adesso cerco la slide, no, questa, ok, ci sarà l'opzione tra tutti, dopo tutti gli ordini per i quali è possibile spedire più oggetti, perché semplicemente è un ordine fatto dallo stesso acquirente con più oggetti, per cui voi cliccando da qua e seguendo poi il passaggio semplicemente potrete già fare l'ordine con più oggetti insieme. Qui è una cosa che va in automatico. Ok, allora io spero che poi questa parte delle regole di vendita funzioni, che appunto, come ha detto voi ogni tanto. Ok, vediamo se funziona. No. Va bene. Allora, a questo punto facciamo così. Recupero il link, quello per attivare la parte delle regole di vendita, se non... Questo per la console venditori. Questo dovrebbe essere quello per le regole di vendita. Infatti, giusto. Allora, quindi qua. Tanto stop sharing. Ok. Quindi mettiamo questo. Allora, se avete già aperto il negozio e tutto, non avete le regole di vendita, cliccate su questo link in cui vi farà tutta una panoramica sulle regole di vendita, e da quel momento in poi, se voi andate appunto su informazioni sulla tua attività e la parte impostazione account, vi comparirà la voce delle regole di vendita. Che appunto dopo vediamo, se dopo ci fanno il piacere di funzionare, vediamo anche di nuovo la parte per scegliere il tipo di pagamento. Se al ricevimento del reso si accorge che l'articolo è stato danneggiato dall'acquirente, come funziona il rimborso? Appunto, più che altro bisogna capire come è stato, cioè se è stato danneggiato dall'acquirente, allora a questo punto appunto si contatta il servizio clienti e si cerca di ricostruire la cosa, sostanzialmente, anche perché non ci può essere la prova oggettiva da questo punto di vista. Il testo, sono perso un attimo, il testo del messaggio di conferma ordine standard, è possibile personalizzarlo?
Allora, il testo dovrebbe essere più o meno standard, ci sono delle opzioni di personalizzazione che possono essere inserite, se non sbaglio, tramite le regole di vendita, che adesso non funzionano, però ci dovrebbe essere una sezione in cui dice indicazioni aggiuntive per la spedizione, quindi quelle si possono, ad esempio, inserire. Come si configura il bonifico? Se devo fare fattura al compratore, come faccio a chiedergli i dati di fatturazione? Allora, per quello, allora, si configura il bonifico, è appunto sempre dalle regole di vendita, quando si sceglierà bonifico, verrà la cosa dell'IBAN, poi ovviamente inserendo l'IBAN verrà automaticamente l'indirizzo e via dicendo, che si può comunque modificare, nome, cognome, indirizzo e via dicendo. Quindi in questo modo si configura, cioè a quel punto semplicemente... Una volta che avete messo l'IBAN, gli estremi e tutto, poi uno fa il bonifico sul conto. E se devo fare la fattura, come faccio a chiedere i dati di fatturazione? Per chiedere i dati di fatturazione, dovrei informarmi un attimo, tendenzialmente penso si possa fare anche via messaggio e basta, semplicemente. Appunto, se non ho la voce gestione delle regole di vendita, ok, appunto è... questo. In quel momento ho la certezza che l'ordine è stato pagato, nel momento in cui arriva una mail di conferma che dice il tuo ordine è stato pagato e poi appunto dopo arriva la mail anche di conferma dalla banca che dice bonifico a suo favore o andando a vedere su PayPal e via dicendo. Per cui in quel modo arriva la conferma, la certezza che l'ordine è stato pagato. Poi appunto comunque sono tutti sistemi, anche PayPal, eccetera, tutti sicuri assolutamente. Per cui. Va bene. Allora, per le regole di vendita, direi appunto di riprovare poi più tardi sperando che funzionino. Non c'è la possibilità di aggiungere un form di compilazione, allora che io sappia, no, non c'è la possibilità di aggiungere un form di compilazione. In realtà, anche su questo, poi nel caso, appunto, scrivete a supporto e tutto, e cerchiamo poi di dare anche informazioni un po' più precise su questo. C'è la possibilità, ad esempio. Quello sì, se voi fate B2B, cioè vendete ad altri compratori, non a privati, c'è la possibilità di far inserire la partita IVA ai compratori. Quello sì, sulla fattura non credo ci sia già un form di compilazione. Ok, detto questo, allora io lascerei invece la parola a Sara che vi parlerà di tutta la parte delle promozioni e ci ribecchiamo poi tra poco per appunto eventuali altre domande e via dicendo. Ok, grazie Francesco. E adesso vi farò vedere le promozioni tramite le console venditori e anche gli strumenti di marketing. Presento. Ok, non posso fare la presentazione, spero si veda bene così. Ok, e va bene, e nella console venditori potete trovare un insieme di strumenti disponibili ai venditori per impostare e controllare le campagne di marketing. Ci sono diversi strumenti promozionali. E con diversi obiettivi. E ad esempio, l'acquisto multiplo scontato aumenta la quantità di un ordine per uno stesso articolo,
lo sconto sull'ordine aumenta la quantità di un ordine con diversi articoli, e poi la vendita promozionale presso sconto promuove un set di oggetti con un prezzo ridotto. E il prezzo varato via API e applica il prezzo varato tramite queste API, e la proposta d'acquisto vi permette di negoziare il prezzo che volete mettere, e poi la proposta agli acquirenti vi permette di inviare offerte mirate agli osservatori. Poi lo sconto sull'ordine vi permette di offrire uno sconto in base al numero di oggetti aggiunti al carrello, e uno sconto condizionato, cioè si vuole una spesa minima e una quantità minima, e prendi due, ad esempio, paghi uno, e sconto in percentuale o valore fisso. È un modo per offrire una riduzione di prezzo in fase di checkout. Poi, così si fa il setup di sconto sull'ordine, e sempre sul mio eBay vendite arriviamo alle console venditori, e poi dove c'è a destra e crea una promozione avete tutte le opzioni disponibili, e così si fa il setup di tutte, sia per lo sconto dell'ordine, l'acquisto multiplo scontato e così via. L'evento vendita promozionale e sconto promuove un insieme di articoli scontati, e potete includere in oggetto in una vendita promozionale e sconto a condizione che l'oggetto sia stato in vendita per almeno 14 giorni allo stesso prezzo prima dell'inizio dello sconto, e poi che l'oggetto non abbia fatto parte di nessuna vendita promozionale nei 14 giorni precedenti all'applicazione dello sconto. Un'alternativa anche può essere l'utilizzo del prezzo varato tramite le trading API, come ho detto prima, e la funzionalità deve essere abilitata sul vostro account, sul proprio account. E così si fa il setup, sempre a creare una promozione qua a sinistra nella console venditori. Avete l'opzione di selezionare oggetti fino a un massimo di 500 oggetti utilizzando i filtri, e potete creare anche le regole da applicare automaticamente a una selezione del vostro inventario. E in entrambe le modalità poi potete selezionare per categorie di negozio e rang di prezzi. E quando selezioni le regole, poi potete aggiungere tutto l'inventario e impostare anche esclusioni. Poi la proposta d'acquisto è molto discusso, ma uno degli strumenti promozionali più usati su eBay. E vi permette, no, permette agli acquirenti di fare una proposta al vostro oggetto in vendita. In generale viene utilizzato su articoli con un elevato prezzo medio di vendita, oppure su articoli specifici e long tail. La proposta agli acquirenti è un'estensione della proposta d'acquisto, e permette ai venditori di mandare offerte mirate agli utenti che osservano il vostro oggetto. E stiamo portando anche alcune modifiche in modo da rendere la proposta d'acquisto più attinente per voi, ai venditori professionali. Poi l'acquisto multiplo scontato vi consente di offrire
ai vostri acquirenti diversi livelli di sconto basati sulla quantità. Ci semplifica l'acquisto di più unità dello stesso oggetto e mostra chiaramente agli acquirenti il risparmio che ottengono acquistando più oggetti. E gli acquirenti visualizzano nella pagina dell'inserzione il prezzo è scontato per unità, selezionando ad esempio compra 2 o compra 3, e sono così incoraggiati ad acquistare più unità dello stesso oggetto. E dopo, quando finisco la presentazione, vi metto nella chat tutti i link. E poi questa opzione c'è anche disponibile sui dispositivi mobile. E quando un acquirente seleziona compra 2 o compra 3, quantità e prezzo cambiano automaticamente. E quando un articolo ha il prezzo varato, anche il prezzo di listino cambia e automaticamente con compra 2 o compra, quando compra 2 o compra 3 viene selezionato. È disponibile per tutti gli iscritti ad un negozio eBay e su tutte le inserzioni, e compralo subito con più oggetti. Potete anche usare l'acquisto multiplo scontato in inserzioni con variante, come la taglia o il colore, non è stretto a un prodotto, un'inserzione singola. Il setup che si fa sempre a questa parte. E da qua potete decidere la percentuale di sconto che volete fare e scegliere tra compra 2 e compra 3. E non è possibile cambiare il livello di sconto a questa parte. E l'inizio e la fine delle promozioni sono preimpostati, ma è possibile cambiarli. Una volta completate le opzioni di sconto, dovete cliccare su Appia. I vantaggi dell'acquisto multiplo scontato per i vostri negozi ci sono: potete aumentare la quantità di oggetti venduti ad un acquirente, e gli acquirenti possono vedere le vostre promozioni e nella ricerca anche nelle pagine oggetto, e potete risparmiare sui costi di spedizione mandando più oggetti insieme. Ad esempio, nel progetto pilota su ebay.com il volume del carrello è aumentato del 23%. Come vedete, il risultato è con l'acquisto multiplo scontato è di più. Un altro esempio è un forte impegno sull'acquisto multiplo scontato da parte dei venditori. Ad esempio, in Inghilterra è 23 miliardi di venditori e 10-7 mila inserzioni, e poi 300 miliardi di transazioni a settimana, come nella Germania, 12 miliardi di venditori e 8 mila inserzioni, e poi 155 miliardi di transazioni a settimana. Comunque è abbastanza. Va bene, adesso le inserzioni sponsorizzate. Cosa sono? Va bene, sono. Questo è un servizio pubblicitario a pagamento che permette ai venditori eBay di incrementare la visibilità e le vendite dei propri prodotti. Non ci sono rischi, si paga solo quando si vende. Il venditore può decidere la tariffa, è uno strumento self-service che dà accesso ad un report real-time che mostra l'impressione, i click e le vendite, e anche più di 50 posizioni sponsorizzate su desktop e mobile. Questo è uno strumento nativo che integra le posizioni sponsorizzate nel flusso organico
organico di ricerca. E l'inserzione riporta il tag sponsorizzato e in alto a sinistra. Ok. È totalmente integrata all'interno dell'esperienza eBay e appare sulla pagina dei risultati di ricerca, ma non solo, può anche apparire in posizioni esclusive dove non si può apparire organicamente, come sulla pagina e prodotto di un competitor. E questo è un esempio dell'inserzione sponsorizzata. E poi, ok, e come funziona questa campagna? Va bene, il setup è veloce e anche molto, molto intuitivo, e sempre nella console venditori, a questo punto marketing, inserzioni e sponsorizzate, e la campagna si attiva in tre semplici passaggi che sono: prima seleziona le inserzioni che desideri, poi scegli la tariffa pubblicitaria che sei disposto a pagare in percentuale rispetto al prezzo di vendita dell'oggetto, e poi soltanto dovete lanciare la campagna. E la tariffa pubblicitaria verrà addebitata solo se l'utente che ha cliccato sull'inserzione e sponsorizzata acquista l'oggetto nell'arco dei successivi 30 giorni. E vediamo un esempio, se è vero che si paga di meno, e vediamo un po'. Ad esempio, un orologio in vendita al prezzo di 400 euro in una posizione sponsorizzata, e la tariffa pubblicitaria inserita dal 5%, e il valore della tariffa pubblicitaria è di 20 euro, e a questa cifra verrà sommata la commissione eBay. Come vedete qua, che non so se lo vedete molto bene, ma si può vedere il cambio di prezzo. Per fare il setup di questa campagna, il primo passo sarebbe selezionare le inserzioni da promuovere da una lista di oggetti, e poi filtrare per categorie, prezzo o quantità disponibile. Potete anche cercare un oggetto specifico attraverso il titolo o il codice identificativo utilizzando la barra di ricerca in alto a destra. E potete anche decidere di selezionare gli oggetti suggeriti, cioè oggetti che hanno maggiore probabilità di trarre vantaggio da una maggiore visibilità. Il secondo passo sarebbe impostare la percentuale annuncio, e poi decidere di seguire la percentuale di tendenza, e la media della percentuale impostata dagli altri venditori è nella stessa categoria. Poi il terzo step è dare un nome alla campagna è appena creata, e selezionare le date, che sono opzionali, ma tutta l'informazione è benvenuta, e controlla che tutto sia ok e avviare. Ad esempio, una reportistica del pannello di controllo aggiornato in tempo reale con impressione, click e vendite, è un report scaricabile in formato CSV, come quel file che per caricare, ad esempio con scambio file, e con il dettaglio di impressione, clic e vendite per singola inserzione, come vedete a destra. Poi, perché attivare una campagna di inserzioni sponsorizzate? Bene, semplicemente i vantaggi sono che aumenta la visibilità dei vostri annunci fino a un 40% e in più, e più di 50 posizioni sponsorizzate
mettete a disposizione, e molte delle quali sono esclusive, e poi avete un effetto positivo sul posizionamento organico, e certo che non ci sono dei rischi, cioè paghi solo quando vendi. Ok, adesso vediamo se c'è qualche domanda. Scusatemi, ma non sono riuscita a mettere la presentazione a tutto schermo. La slide 34, sì, certo. Questa è la proposta di acquisto, che, come ho detto prima, è un servizio molto discusso, ma uno degli strumenti promozionali più usati su eBay, e vi permette agli acquirenti di fare una proposta al vostro oggetto messo in vendita. E in genere viene utilizzato su articoli con un elevato prezzo medio di vendita, e oppure su articoli specifici e long tail. E questa proposta agli acquirenti è un'estensione della proposta d'acquisto, e che permette ai venditori di mandare offerte mirate agli utenti che osservano i vostri oggetti. Poi, ok, vi faccio vedere un'altra volta lo schermo con la slide 34. Ok, adesso sì. È semplicemente questo, sono degli esempi di un'inserzione con la proposta d'acquisto. Avete qua. Ok. Ottilia, si potranno avere anche le slides? Sì, certo. Ora vi passo il link e potresti avere a disposizione anche le slides. Ora cerco il link. Questo è per lo spazio venditore, dove potete trovare come gestire le diverse tipologie delle promozioni. Questo link. Poi a quest'altro trovate informazione sullo sconto multiplo scontato. E poi ok, non ci sono link. Ok, vediamo se c'è qualche domanda in più. Ok, ho finito la presentazione, se volete rivedere qualche slide, qualcosina, mi dite.
Il rimborso ai clienti, come avviene generalmente, è della stessa forma che si è fatto il pagamento, no? Sì. Allora, direi se non ci sono poi altre domande o non ci sono altri che magari hanno aperto il negozio e vogliono magari un parere sul negozio, eccetera, appunto ti chiederei un po' in chiusura, come le altre volte, se qualcuno ha creato l'account di eBay, oltre a quelli che già ci hanno detto. L'altro ieri, che lo scrivo pure in chat, così raccogliamo un po' anche gli ultimi. Abbiamo visto che comunque già come numeri siamo buoni, perché comunque noi abbiamo già visto un 14 di voi che comunque hanno aperto l'account, che è già un ottimo numero, appunto, se qualcun altro ancora, se no, altrimenti poi appunto nel momento in cui userà lo strumento del supporto, scriverà la mail al supporto di riportare anche il nome del proprio account. Stavo provando a rivedere se si rivedevano le regole di vendita, ma mi dà ancora errore, quindi purtroppo al massimo, appunto, per chi mi ha chiesto delle regole di vendita con un ticket, poi dopo possiamo rivedere. Poi non ho capito benissimo il discorso del rimborso per reso. Se il prodotto arriva difettoso, non perfetto, danneggiato nella fase di trasporto e di ritorno, cioè se il prodotto arriva nella fase di ritorno difettoso, ok, voi potete far presente la cosa al servizio clienti e poi lì se avrà la controversia si gestirà la cosa, perché poi bisogna capire, appunto, come detto, se è stato danneggiato durante il trasporto, appunto, o se invece da parte del compratore. All'asta di eBay funziona solo per privati, no? Si può fare anche per venditori professionali, solo che solitamente non è usato, solitamente chi vende, chi ha un negozio eBay, sostanzialmente vende a prezzo fisso. C'è la possibilità di fare l'asta o di proporre delle offerte per determinati oggetti, si può fare assolutamente. Diciamo che lo standard è più quella del prezzo fisso. Allora, il rimborso è totale, parziale, in percentuale? Allora, il rimborso, se c'è, dovrebbe essere comunque totale, poi in ogni caso. Per l'assistenza siamo sempre alla mail dedicata, sì, ve la riscrivo in chat. Mi ricordo da dove modificare il banner. Allora, il banner si va a modificare. Lo vediamo. Il banner si va a modificare da il mio eBay vendite. Si va sulla console venditori, nella parte di marketing. Gestisci il tuo marchio, modifica il negozio. E da qui avete appunto nome del negozio, banner, logo, descrizione, come vedere le vostre inserzioni e via dicendo. Quindi si modifica sempre dalla console venditore. Poi
È possibile fare una videochiamata privata con qualcuno che ci segue passo passo nelle problematiche? Allora, è possibile fare videochiamate e chiamate con noi per il supporto tecnico. Aggiungo che c'è anche la possibilità, c'è anche un altro team di eBay che è quello di onboarding. In quel caso si può avere poi un, diciamo, un consulente proprio privato, ad hoc, che segua in tutti i passaggi. Allora, poi ho creato il negozio, allora l'account, ve lo ricordo, vediamo un attimo il negozio. Allora, la descrizione, sì, allora, forse un po' lunga, io soprattutto la metterei in stampatello minuscolo, non in stampatello maiuscolo. Comunque, sì, cioè, nel senso, farei appunto vendita materiale fotografico, poi tutte le altre cose che vengono vendute, eccetera, lasciarle poi sulle inserzioni e mettere le informazioni principali, quindi ad esempio stampa in foto immediata, che è quello che può interessare a chi arriva lì, oppure stampa foto in bianco e nero, stampa digitale grande formato, poi tutto il resto lo lascerei nelle singole inserzioni. Comunque per il resto va bene il logo, e per il banner appunto va bene, semplicemente che essendo come tema del banner va bene, appunto, poi tenere presente che lo spazio ai lati rimane bianco, non c'è nessun problema, ovviamente, non deve essere riempito per forza, semplicemente magari nel caso rifare la foto, però rifatta tipo in modalità panoramica, in modo che riesca a stare proprio nella dimensione del banner senza sgranare. Ok, banner era solo per provare, sì, beh, assolutamente. Senso. Allora, ok, non ho capito come avviene il rimborso. C'è una funzione apposita? Se non semplicemente si fa la richiesta, cioè c'è la richiesta del rimborso, poi sì, c'è una parte apposita del. Cerco un attimo la slide. Ok, cancellazione, restituzione, la parte cancellazione e restituzioni, poi dopo semplicemente voi farete questo però attraverso direttamente il canale, direttamente attraverso il canale dopo che avete pagato, ci sarà la possibilità di effettuare il rimborso. Come dobbiamo fare per richiedere l'eventuale consulenza privata online? Allora, che io sappia, di solito questi consulenti dell'onboarding li contattano loro direttamente. Altrimenti quello che vi direi è di mandarci una mail sempre al supporto e poi vediamo di contattare e di chiedere un attimo. Poi ho creato il negozio, ho provato a fare due inserzioni. Alberico.it, che se non sbaglio è Alberica. Ok, aspetta, perfetto. Allora, se faccio questo.it non mi trova il negozio. Non me lo trovo con questo nome. Ieri ho creato una bozza di vendita di oggetto di gioielleria. Nella sezione dettagli vendite per il formato bisogna scegliere asta online o compra subito. La differenza sostanziale, allora, la differenza sostanziale è che compra subito vuol dire che il prezzo è fisso. Cioè,
un gioiello costa, non so, 5.000 euro, adesso non ho idea di quanto costi, vuol dire che il cliente compra, mette i dati di pagamento e compra 5.000. Se invece è asta, vuol dire che è un'asta, cioè chi vede l'inserzione può fare un'offerta e poi l'offerta migliore è quella che viene accettata e quindi il prezzo è quello dell'offerta più alta che è stata fatta. Ah, confermo, sono stato contattato ieri, perfetto, sì, da Ibrahim, ok, sì, sì, che infatti è uno del team. Sì, sì, di solito comunque vi contattano loro, cioè funziona così, io quasi tutti quelli, anzi penso tutti quelli venditori che ho sentito, sono stati tutti contattati loro, per cui in teoria si tratta un po' di aspettare, ovviamente avranno un elenco, perché poi loro hanno un elenco comunque di nuovi venditori, eccetera, e vi contattano loro sostanzialmente. Allora, riusciresti a condividere lo schermo? Allora sì, no, prima non l'avevo condiviso perché stavo vedendo un po' al volo, adesso stavo vedendo per questo negozio qua che mi è stato scritto appunto al tiro, se no lo cerco da qua perché dovrebbe esserci. Allora, che siamo così, non lo trovo. Allora, nelle aste si può mettere un minimo di prezzo da cui parte l'asta? Sì, 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 c'è un minimo di prezzo, poi di solito, se non sbaglio, sono a tempo. Questo perché comunque eBay all'inizio era nato come piattaforma di aste online, poi ovviamente con l'evoluzione del mercato e tutto, questa cosa dell'asta è molto diminuita. Adesso direi che il 90% dei prodotti, sia privati che da venditori professionali, sono venduti a prezzo fisso comunque. Però sì, sì, cioè c'è un prezzo minimo che si mette, poi di solito un tot di tempo. Ok, Arabic Outlet, ok. Perfetto, allora condivido un attimo, così vediamo. Allora, direi, vabbè, allora il logo va bene, banner, appunto, al di là della dimensione, che poi rimane bianco il banner, io metterei qualcosa che invoglia un po' di più, appunto con una carrellata di prodotti che vendete, una foto del negozio fisico, più che questi dati, sinceramente. La descrizione va bene, inserzioni, ok, ad esempio queste sono con, ok, c'è la possibilità di comprarlo subito o fare una proposta d'acquisto. Ok, quindi nuovo, c'è anche la possibilità acquisto multiplo scontato, ok, la foto va bene, appunto, semplicemente magari se sono sempre più colori, magari fare più varianti come abbiamo visto ieri e mettere le foto delle varianti, cioè separate, ok, consegna, spedizione. In Italia pagamenti, ok, specifiche, va bene, c'è un po' di informazioni, un po' di cose, condizione, ok, sì sì, appunto giusto quegli accorgimenti che avevo indicato, però comunque il resto va bene, questo è uno sfondo neutro, per cui a posto. Allora, supporto CCA, né per la consulenza né per chiedere se magari volete una consulenza, si può provare, cioè noi possiamo provare a sentire altri di questo team per chiedere se sono disponibili per la consulenza. Cioè, nel senso, se voi avete delle domande specifiche potete chiedere a noi, semplicemente di solito noi
del supporto, non facciamo la consulenza proprio, diciamo, one to one guidata, rispondiamo di solito a domande più puntuali, più specifiche. Per cui, ad esempio, se voi avete fatto il negozio e tutto, volete avere appunto un parere, una cosa, ci sentiamo e lo vediamo, semplicemente noi, appunto, tutta la parte di seguire il negozio passo passo, eccetera, lo facciamo con questo corso, non lo facciamo privatamente. Nella mia bozza mi chiede appunto di impostare le regole di vendita e spedizione adesso. Se si riuscisse poi a vederla, allora ho provato anche prima. Adesso riprovo e vediamo se, se funzionano, se mi dà ancora errore. E continua a darmi errore, continua a dirmi si è verificato un problema col gestore delle regole di vendita. Per cui probabilmente... Anche a me ci sto provando adesso, scusa, però mi dà errore. Allora, proprio un problema. Allora facciamo così, poi Elisa scriva una mail al supporto, ci sentiamo poi... io e lei al telefono, via mail, eccetera. Quando le regole di vendita tornano a funzionare, le rivediamo. Perché appunto al momento non funzionano, per cui non avrei modo di farvi vedere nulla. Va bene, allora, non ho saltato niente. No, ok, dovrei aver risposto a tutto. Forse qualcuno prima aveva richiesto delle slide, come detto, le invieremo ai referenti delle camere di commercio, che poi provvederanno a girarvele, per cui assolutamente avrete a disposizione anche le slide di queste tre sessioni. Cioè, nella prima sessione non abbiamo usato le slide, nelle slide sostanzialmente fa vedere un po' i passaggi che abbiamo fatto. Va bene, allora, se poi non ci sono altre domande, altre cose per ora, o altri negozi, io appunto lascerei di nuovo la parola poi ai referenti, sempre se comunque magari una chiusa, un ringraziamento, via dicendo, per queste giornate. E poi per il resto appunto noi come sempre siamo disponibili, vi ricordo appunto molto brevemente per le promozioni, per chi magari ancora non ha attivato eccetera, entro il 15 novembre quella delle zero commissioni e entro il 31 dicembre quella del negozio, sono già state prorogate, quindi non saranno prorogate ancora. E supporto appunto gratuito, questo strumento di supporto alla mail che ho indicato fino al 31 dicembre, quindi ancora un paio di mesi, diciamo, quindi di sfruttare a pieno sia tutte queste promozioni e sia quello che abbiamo visto in queste tre sessioni, sia il supporto, sperando che appunto poi effettivamente questa vendita con eBay vi risulti, diciamo, mano a mano sempre più facile da operare e anche più vantaggiosa, in aggiunta comunque con la vostra attività classica.
Thank you.